Salve, sono le voci Ivan, sono lo zootecnico dell'azienda agricola Lenti. Ci troviamo alla Lamezia Terme in Calabria. L'azienda è multifattoriale, ha all'interno il suo allevamento di bovini da 300 vacche in mungitura, produciamo latte alta qualità per la centrale del latte di Calabria, l'Assolac. Ha una parte dedicata all'oleificio con 300 ettari di olive, ha un'ulteriore parte dedicata alla vigna, dove abbiamo 100 ettari di vigna e una cantina di trasformazione di prodotti e infine ha un mega di biogas. L'azienda inoltre ha un centinaio di ettari di semi nativi, nel quale in rotazione facciamo del mais irrigato a manichetta, del sorgo e due tipi di miscugli autunno-vernini, uno a base di leguminosa, uno a base di graminace. Quello a base di graminace è destinato apposta per la transizione e le asciutte perché è povero di potassio. L'azienda è composta da circa 800 animali, mungiamo attualmente circa 300-310 animali. Attualmente abbiamo una gestione divisa per gruppi di tipo alimentare, dove abbiamo diviso la mandria in un posparto, posto in cui gli animali vengono seguiti a livello sanitario. Da alcuni anni gestiamo i gruppi in questo modo. Abbiamo dei gruppi di preasciutta, dove gli animali stanno mediamente una settimana per poter calare il latte e passano dalle 3 alle 2 mungiture. Una fase di asciutta, una fase di transizione dove dividiamo gli animali in pluripare e manze. Nella fase di transizione gli animali stanno mediamente dai 21 ai 28 giorni, le vacche, le manze stanno dai 28 ai 36 giorni. Gli ultimi miglioramenti fatti in azienda ci hanno consentito di aumentare le produzioni di latte. Gli ultimi due anni effettivamente abbiamo prodotto 117 quintali di latte per vacca munta. Nell'ultimo anno abbiamo lavorato per cercare di abbassare le cellule al di sotto dei 200.000 e con dei cambi gestionali e igienici siamo riusciti da settembre a produrre latte sotto i 200.000 di cellule. Attualmente l'azienda produce mediamente 37 litri di media. Lavoriamo da 3 anni sulla gestione stress da caldo e questo sta portando dei miglioramenti importanti sulla fertilità e sul latte. L'anno scorso ad agosto è stato impiantato il moderno sistema di raffrescamento che ci permette effettivamente di raffrescare meglio gli animali. È un sistema composto da bagnatura e raffrescamento alternato. Eseguiamo la bagnatura degli animali 4 volte al giorno, catturandole nelle autocatture e bagnandole con cicli da 40-50 minuti di acqua e 3-5 minuti di aria a seconda delle temperature e del THI. I miglioramenti che abbiamo avuto sulla fertilità, sulla parte sanitaria della mangia uniti al raffrescamento ci hanno permesso da inizio anno di produrre mediamente 3 litri di latte in più rispetto all'anno precedente. In alcuni mesi abbiamo superato i 4 litri di latte in più. Buongiorno, sono Giuseppe Scaramuzzino e sono il veterinario aziendale dell'Agricola Lenti. Lavoro in questa azienda da dicembre 2017. Mi occupo della parte sanitaria e quindi tutto quello che riguarda sia la riproduzione che le varie fasi tra cui la transizione insieme a Cristiano Sensi. Per quanto riguarda l'aspetto riproduttivo utilizziamo diversi protocolli di sincronizzazione. Attualmente abbiamo un concepimento del 44% sulle vacche e del 54% sulle manze. Abbiamo un PR del 27% e il 75% delle vacche gravide a 140 giorni. Per quanto riguarda la gestione del postpartum, effettuo diverse operazioni, come per esempio il controllo della temperatura quotidiano degli animali tra i 0 e 10 giorni dal parto, il ruminal score e il locomotion score. Mentre per quanto riguarda il controllo della chetosi, effettuo il controllo della chetonemia sul sangue
tre volte a 4 giorni, a 9 e 14 giorni postparto. Io mi chiamo Cristiano Ossensi, sono un nutrizionista a Tecnozoo. Abbiamo iniziato una collaborazione presso l'azienda agricola Lenti nel 2015, iniziando proprio dalla fase di close up. L'abbiamo iniziato in comune accordo con il farm manager dell'azienda per risolvere alcune problematiche legate al postparto e per migliorare quelle che erano le performance sia produttive che riproduttive della mandria. Utilizziamo una dieta anionica a DCAD parziale, ovvero attraverso l'utilizzo di sali anionici. Per verificare che l'acidificazione sia efficace e sufficiente, misuriamo il pH delle urine una volta alla settimana, massimo ogni 15 giorni, a 4-6 ore dal pasto principale, ovvero dopo che è stato scaricato l'Unifeed. Il DCAD parziale è una tipologia di razionamento in cui non si utilizza elevati quantitativi di sale anionico, ma il pH delle urine deve essere compreso tra 6,2 e 6,8, in ogni caso inferiore a 7, tale da stimolare una acidificazione compensata che permette un aumento della movimentazione del calcio dalle ossa, ma non tale da compromettere quelle che sono le normali funzioni fisiologiche dell'animale. Il pH delle urine, come abbiamo già detto, lo misuriamo una volta alla settimana, ogni 15 giorni, dopo che l'animale è stato messo in gruppo di close up da almeno 6-7 giorni. Tenere sotto controllo il bilancio minerale è importante perché l'ipocalcemia è indicata come la porta di tutte le patologie di tipo secondario, quali ritenzione di placenta, chetosi e dislocazione della bomaso, per cui va tenuta assolutamente sotto controllo. La fase di transizione però non si conclude solo tenendo sotto controllo quello che è il metabolismo del calcio, ma anche bilanciando la razione sia dal punto di vista proteico ed energetico. Somministrare la giusta quantità di energia è fondamentale per tenere sotto controllo quella che è la mobilizzazione lipidica e quindi l'ossidazione epatica di alcuni nutrienti, tra cui i NEFA, che potrebbero in qualche maniera di ridurre quella che è l'ingestione volontaria della vacca da latte, fondamentale nella fase di close up, vista la correlazione che esiste tra l'ingestione l'ultima settimana prima del parto e le prime tre settimane nel postparto. Altro fattore fondamentale è il metabolismo proteico. Tenere sotto controllo quella che è la quantità di energia metabolizzabile somministrata alla vacca è fondamentale non solo per avere vacche sane, ma per avere anche ottime performance riproduttive nel postparto dopo il tempo di attesa volontario e per raggiungere picchi di produzione adeguati ai livelli genetici consentiti dalla mandria in questione. Prima allora diamo un'occhiata ai dati del 2018. Per quanto riguarda le vacche eliminate nei primi 60 giorni siamo sotto il 3% e anche per quanto riguarda le patologie nel postparto siamo ampiamente nel benchmark con un 5% di ritenzioni, un 8% di metriti e appena un 0,5% per quanto riguarda le piogge. Controlliamo l'Unifeed, l'umidità è giusta tra il 46 e il 48%, ha un buon profumo, il taglio è adeguato, abbastanza lungo per stimolare la luminatività, abbastanza corto per evitare che l'animale possa selezionare e anche loro sembrano gradire. Questo è l'ultimo investimento che ha fatto l'azienda per la gestione vitellaia. Dal 2015 abbiamo a disposizione 100 gabbiette per gestione dei vitelli, gabbietta singola. Le vitelle vengono spostate da dove partoriscono, dalla zona di preparto, all'interno delle gabbiette il prima possibile. Tutte le mamme che partoriscono forniscono un colostro che viene misurato e valutato con i gradi Brix. Alle femmine somministriamo solo colostro che abbia più di 24 Brix. Le vitelle nei 6 pasti successivi hanno la possibilità di bere il latte di mamma, il latte vaccino. Mentre successivamente partiamo con i secchi Milk Bar, all'interno del quale abbiamo scelto di mettere un latte che abbia una prevalenza di latte magro. Così facendo le vitelle partono già dalla prima settimana con un tenore di latte di 130 grammi di concentrazione e bevono 4,5 litri per poppata
per i primi 35 giorni della loro fase lattea. Viene somministrato già dal primo giorno di alimentazione lattea del mangime, in modo che loro abbiano a disposizione già uno starter. Al 40° giorno diamo una miscelata secca, che le vitelle poi si ritroveranno nella fase successiva, che è la fase in cui scenderanno dalle gabbie.